L'Amen Scuola Basket Arezzo supera in volata al Palasport Estra la Synergy Basket Valdarno per 58-55. Gli amaranto di Coach Milli per la prima volta in stagione trovano così due successi consecutivi e raggiungono 6 punti in classifica che valgono il terzo posto prima dell'ultima gara di sabato prossimo. Ritmo e percentuali basse sin dalle prime battute di gioco, entrambe le squadre litigano con il ferro ed il primo quarto finisce 15-14 per Arezzo. Nel secondo quarto non cambia il tema dell'incontro, la partita rimane equilibrata con Giometti che tra gli amaranto viene innescato nell'area avversaria, autore di 7 punti. All'intervallo lungo ospiti in vantaggio 28-26 ed inerzia della gara che rimane della Synergy al rientro dagli spogliatoi. Punto dopo punto la squadra di Caimi costruisce il primo break della partita certificato da una tripla allo scadere di Innocenti che chiude il terzo quarto sul 43-34. Messa con le spalle al muro, l'Amen ha una reazione d'orgoglio recuperando il gap con i punti di Cutini e le triple degli esterni. Proprio un tiro da 3 punti di Pipisca vale il sorpasso sul 52-50. Nelle ultime azioni, nonostante qualche errore, sono i punti di Rossi ed una difesa che all'ultimo quarto è stata finalmente aggressiva che firmano il successo per 58-55, vittoria che serve per il morale in vista di una seconda fase che, come ha dimostrato la partita contro la Synergy, sarà molto impegnativa. Prossimo impegno per l'Amen, la trasferta di Terra Nuova, dove gioca in questa stagione la Fides Montevarchi. Palla 2, sabato 17 aprile alle 21:15, con in palio punti da conquistare per chiudere in terza posizione la prima fase della stagione. Noi abbiamo giocato a pallacanestro l'ultimo quarto. Prima non abbiamo giocato a pallacanestro, come abbiamo fatto le partite che abbiamo perso. Molto semplice, molto, quando la palla gira, quando la squadra gioca per, si organizza, gioca insieme, riusciamo ad avere un grande risultato in campo, come una partita abbiamo fatto a Siena. Stasera l'abbiamo fatta solo per un quarto, i primi 3 quarti assolutamente non ci siamo. Quindi si deve ripartire un'altra volta da quel poco di buono che siamo riusciti a tirar fuori. Ovviamente sono contento per la vittoria, è una vittoria importante, però continuo a vedere troppo personalismo, ognuno vuol chiudere la partita, ognuno vuol fare il paladino. Qui non servono paladini, dobbiamo giocare insieme. Quando giochiamo insieme non c'è squadra che ci tenga, anche le più forti. Quindi se si riesce a capire questo passaggio qua, siamo a posto. Credo che la lettura sia questa. Sono contento per metà, perché ho visto per 3 quarti la squadra che era qualche settimana fa non era quella di Siena, mentre nell'ultimo quarto, quando abbiamo giocato insieme, il risultato si è visto molto, molto semplicemente.